Ciao a tutti e benvenuti a V-Party, dove vi sta per video ma anche per vintage. La prima festa da ballare e da vedere. Noi infatti vi diamo le immagini dei videoclip più belli degli ultimi 40 anni e ve le mixiamo insieme. Questo è il mio nome. E oggi voglio parlarvi di Le Freak, degli Chic, 6 milioni di copie, il disco più venduto della Warner Bros. Ma attenzione, la storia che sto per raccontarvi ha delle Siamo nel 1977, gli Chic, Nile Rodgers e Bernard Edwards hanno già fatto un disco, Everybody Dance, e Grace Jones l'ha sentito. Grace Jones invita i due Chic la notte di Capodanno allo Studio 54. Non si può dire di no a Grace Jones e la regina delle notti newyorkesi? E loro non vogliono mancare l'appuntamento, si presentano nel tempio della disco music con giacca firmata, camicia di seta e scarpa di vernice. Purtroppo però il loro nome non è nella lista. Aiuto! È il 31 dicembre, siamo a New York, il freddo polare sta nevicando. Dopo un'ora di attesa all'aperto, i vestiti degli Chic sono completamente rovinati. Sono imbestialiti, vorrei vedere voi, dopo un'ora sotto la neve, al freddo, I due, disperati, affranti, arrabbiati, tornano a casa di Nile Rodgers, che prende la sua chitarra e comincia a urlare parolacce all'indirizzo dello studio 54. E tra una parolaccia di qua e una parolaccia di là, Bernard Edwards si accorge che potrebbe essere una canzone giusta. Oh, non so se sapete, ma in inglese una delle parolacce più diffuse è fuck off, che vuol dire... Esatto. E fuck off suona molto simile a freak on. Capito il concetto? Per V-Party, la prima festa da ballare e da vedere, è tutto. Io sono Enrico Tagliaferri e tornerò prestissimo a parlarvi di I Will Survive di Gloria Gaynor. Well, I was afraid, I was afraid.